Ragazzi, benvenuti. Questo è un piccolo esperimento che voglio portare sul canale. Un gioco completamente avulso da quello che è, diciamo, il genere di giochi che porto sul mio canale. Sarà un long play, quindi per quanto potrei tagliare in post-produzione, questo non lo so ancora. Voglio portarvi qualcosa di nuovo. Ho superato diverse barriere psicologiche mie nell'affrontare questo titolo, non tanto per il titolo in sé, quanto perché è esattamente proprio completamente diverso da quello che è l'impostazione del mio canale su strategici, gestionali. Questo è un adventure, questo è un Souls-like, probabilmente il più vicino possibile a quanto possa essere un Souls-like. Stiamo parlando di Salt and Sanctuary. Ha tutte le caratteristiche di un Dark Soul. Dark Souls. L'unica differenza è la grafica. Quando si parla di una grafica 2D e non 3D. Però c'è di tutto e di più. Questa è una semi blind run, semi perché giocai 3 ore diversi mesi fa ormai. L'ho un po' abbandonato, con la ripromessa di riprenderlo un giorno e portarlo sul canale. Non lo so attualmente se lo porteremo a termine insieme, occuperà molto tempo. E dato che ne occupa già tanto, io non vorrei sprecarne altrettanto. Ripeto, non tocco il gioco da un po', gioco col controller della PS4. Vediamo come va. Qual è il tuo nome? Il Terry 89, no, beh, scusate, qua. Ok, ma lo chiameremo. Come possiamo chiamarlo? Fabius. Ok, e quasi ci avviciniamo a proprio quello che è l'essenza del Souls-like. La scelta del personaggio, proprio puro stile GDRistico. Sesso maschio, capelli spettinati, va bene, colore un po' più rossi. Dio, non ce li ho proprio così i capelli. Ecco, così, molto più. Ah, ci mettiamo una bella. No, così è un po' troppo. Mai direi così. Esattamente. Allora, ci sono diverse origini, questo è il mondo di gioco, quale possiamo scegliere è una bella domanda. Come vedete cambia l'aspetto del personaggio, umano, un po' meno umano, decisamente ce n'è uno che non era umano proprio per niente, eccolo, tipo un non morto, ma mi terrei molto. Base, classe, ci sono diverse classi, cavaliere, paladino, ladro, cuoco, cuoco me lo devono spiegare, chierico, squattrinato e cacciatore. Io sinceramente molto base, molto semplice, cavaliere. Effetti, è un po' il dono iniziale, quello che si sceglie anche in Dark Souls. Cocci rossi. Non possiamo modificare nient'altro. Questa è la nostra, diciamo, armatura base all'avventura. Sfida nessuno, non so cosa voglia dire. Me lo direte voi, magari. Avventurarsi, certamente. Questo mondo ha conosciuto secoli di guerra, ma la pace è finalmente preziosamente vicina. Consegneremo alla principessa il regno oltre il mare, dove un matrimonio combinato sancirà un'alleanza che ci salverà tutti. Il fallimento di questa missione ci avrebbe sicuramente gettato in un'epoca oscura. Ok. Devo. Ecco, ho già sprecato una cosa che non dovevo. Ok. Questo è il colpo. Perfetto. Il colpo caricato. Arma a due mani. Come su sempre i Souls-like.
la parata e il parry. Ok, saltiamo. La rotolata mi ha detto R2. Ok, R1 prendiamo Coach Orso che è essenzialmente la vita. Ok, avventuriamoci. Oh, ehi tu, straniero. Ci siamo imbarcati nella notte. Loro vorranno rapire la nostra donna, riscattarla. Proteggila. Oh, porca miseria. Questo non me lo aspettavo. Perry subito. È andato. Ciao bello, è stato un enorme piacere. No, vediamo di fare meno gli sgargiulli. Ah, qua combattono. Li possiamo anche stordire, eh? Abbiamo anche la stamina, ovviamente, non dobbiamo dare le spalle. Ah. Pessimo tempismo per il Perry qua. Oh, forte. Bene. Mi sono dimenticato qualcosa di qui. Ce la faccio a saltare? Non ce la faccio arrivare di sopra. Ok, andiamo avanti. C'è proprio un modo di andare di là? Ci dovrebbe anche essere un modo per correre. Con la levetta destra muoviamo l'inquadratura. Ok, vedete, io voglio andare lì. Dovrei riuscire a entrare dall'altra parte, se non mi ricordo male. Ah, the unspeakable deep, l'indicibile profondità, ahia. Io so già come va a finire qua. Ahia, malissimo. Ecco, morti. Il fallimento di questa missione ci avrebbe sicuramente scagliato in un'epoca oscura. Mi svegliai al suono delle onde che si infrangevano sugli scogli e seppi che ero vivo. Devo trovare la principessa. Impattiamo benissimo, ovviamente. Non poteva che finire così. Siamo a livello 3, quello è un boss probabilmente, non dico finale, ma... Ok, in basso a sinistra vediamo che ci sono le due monete di transizione. Le monete d'oro, 74 in questo momento, e soprattutto il sale. Si chiama Salt and Sanctuary apposta. Il Sanctuary lo vedremo dopo, per chi di voi non conoscesse il gioco. Il sale è lì ed è una moneta di scambio per aumentare di livello e altre cose, un po' come le anime di Dark Souls. Costa dei brividi, Shivering Shore. Possiamo parlare con lui. Ehi là, se solo una sorta di relitto umano sospinto arriva con il resto di noi, giusto? Vorrei un rifugio, vorrei un santuario. Ma che cos'è un santuario senza alcun credo? C'è un santuario vuoto sulla spiaggia. Puoi reclamarlo per la tua fede. Dimmi, credi nei nuovi dei? E qui c'è la prima scelta pesante. Dobbiamo scegliere bene. Crediamo nei nuovi dei? No. Non credi nei nuovi dei? Insolito. Forse sei un pellegrino di Devara. Temo che quelli come te stiano scomparendo da secoli. Oh. No? No? Non credi proprio in alcun dio, o sei coraggioso, o stupido, o vieni dal nord. Non sembri particolarmente coraggioso, ma neanche particolarmente stupido. Stupido, sei un fabbro delle montagne? No. No, e allora, qual è la tua fede? Dea della luce. Seguaci del culto della dea della luce Devara, divinità di umiltà, gentilezza e perdono. Dovevo scegliere prima, ho sbagliato. Il suo credo è forse la più antica religione conosciuta, sebbene questo potrebbe essere una conseguenza della meticolosa trascrizione dei suoi chierici. Sei dunque un pellegrino della luce di Devara? Sì. Un seguace della dea della luce. Il tuo viaggio sarà difficile.
Accetta questo ricettacolo di terracotta. Porterà la benedizione di Devara al santuario vacante più avanti. Allora, col tasto start possiamo aprire il menu di inventario. Vediamo che a sinistra c'è un livello, livello 3, con le varie caratteristiche: forza, resistenza, destrezza, forza di volontà, magia e saggezza. Con R2 ci muoviamo, è la devozione alla luce di Devara. La salute, la concentrazione, resistenza, attacco, rilascio oggetti, equipaggiamento posseduto, trasportabile. Le varie caratteristiche, ragazzi, è Dark Souls in 2D. Molto, molto semplicemente Dark Souls in 2D ed è favoloso, perché per uno come me che non ha mai giocato a Dark Souls è forse il miglior modo per approcciarvi, sì. Abbiamo la spada dei vari aghi, che può essere presa a due mani. Il ricettacolo, coccio rosso, e c'è una descrizione per ogni singolo oggetto. Una fiala di rosso incandescente, la medicina riparatrice, la cui formula è un segreto gelosamente custodito dai tre. Venduto al mercato nero e illegalmente da mercanti scrupolosi dei tre. Bevi per ripristinare un po' di HP. Chi sono questi tre? I nuovi dei? Ricettacolo fatto di argilla, considerato un'icona divina da chierici del santuario del divino. Posiziona il ricettacolo di terracotta in un santuario vacante per rivendicarlo nel nome della dea della luce, guaritrice e protettrice degli oppressi. Sì, non mi sono scelto il dio più semplice, probabilmente, ma mi piaceva così. Abbiamo anche, ovviamente, la descrizione della spada. Una lunga spada senza fronzoli di acciaio altamente raffinata fuso al crogiolo. Il metodo del crogiolo permette di produrre lame di qualità eccezionale che sono state a lungo popolari tra i vichinghi per la loro affidabilità. La loro produzione è cresciuta negli ultimi anni per adeguarsi all'uso sempre più massiccio di queste armi tra le unità di fanteria di cavalleria pesante di molti eserciti continentali. Bene. Ok, abbiamo anche uno scudo, un'araldica, un grande scudo triangolare leggermente convesso con un umbone centrale per deviare le lame, che lo vedete lì, costruito con legno massiccio ricoperto da una lamiera di acciaio e dipinto con lo stemma di una nobile famiglia di basso rango. Questo scudo offre una sostanziale protezione dalle armi convenzionali. Abbiamo letto quasi tutto, abbiamo una maglia corazzata, i guanti e gli scrinieri. Maglia di cotta corazzata di un cavaliere di basso rango, elegantemente decorata con un mantello di lana che indica il rango nobiliare e fornisce protezione da vento e pioggia. Ok? Guanti corazzati, guanti di cotta di maglia per un cavaliere di basso rango, proteggono le mani sul campo di battaglia e anche gli scrinieri. Pantaloni di cotta rinforzati con scrinieri e ginocchielli d'acciaio. Forniscono un'equilibrata protezione contro tutti i tipi di danni e costituiscono l'equipaggiamento standard di un cavaliere di basso rango. Abbiamo capito che facciamo pena. Questo è un messaggio. Sono come i messaggi di Dark Souls, semplicemente lasciati lì o dal gioco o più avanti dagli altri player. Mentre blocchi, parare. Mentre blocchi, parare. Il parry, quello che abbiamo fatto già. Questo c'è. Ok. Rotola. R2. Come vedete, sotto la barra della vita c'è la stamina. Molto semplicemente. Viene consumata. Esattamente. Ci sono i forzieri. Duro. Apriamo il forziere. Una chiave del santuario, probabilmente per aprirci la strada, e 5 monete. Scorri oggetti. Esatto, col tasto del direzionale destro possiamo scorrere gli oggetti che sono equipaggiati con R1. Shortcut. Visualizza l'inventario, abbiamo già visto. Benvenuto a santuario. La porta che non si sarebbe aperta senza quello scrigno. Entriamo. Questo è il santuario. Ok.
Si dice appunto di selezionarli con la giusta che è il ricettacolo e con R1 lo rivendichiamo. Questo è un falò, per chi è più avvezzo a Dark Souls. Esattamente un falò. Se noi clicchiamo qua, possiamo salire di livello. C'è un albero di abilità che ci permette di aumentare. Ed è enorme, ragazzi, è enorme. Assolutamente. Potremmo aumentarlo con uno di quei globi, che ora mi sfugge il nome. E quindi abbiamo come abilità base spadaccino di classe 1. Se riesci a prenderlo, armatura pesante di classe 1 aumenta in base a questo che sblocchiamo ci dà punti di destrezza, eccetera, tipo destrezza qua, forza di volontà, eccetera. Ci sono build sui chierici, build più su spadaccini, cavalieri, paladini, insomma, quello che si vuole. Fai un'offerta, non abbiamo niente da offrire. Fatto, sale di livello, hai bisogno di più sale per ascendere, no, chiaramente. Quindi. Perfetto. Ok, qua troviamo un po' di monetine. Niente. Direi di proseguire nella nostra avventura, ragazzi. Andiamo. O meglio, di entrare nella nostra avventura. Qui c'era un baule che abbiamo visto prima. Tre cocci rossi e una bisaccia di sale. La bisaccia di sale la usiamo subito, semplicemente ci dà sale come le anime. Molto semplice. Dark Souls, ragazzi. L'acqua benedetta. L'acqua benedetta l'abbiamo recuperata al santuario. E vediamo cosa fa l'acqua benedetta. Leggiamo, non l'abbiamo ancora letto. Una fiala di liquido incandescente, i cui colori cambiano come prisma. Come un prisma. Bevi per espri... oh, scusatemi. Bevi per ripristinare un po' di HP e guadagnare qualche secondo di protezione divina. È un coccio rosso più potente. Qua non possiamo aprirlo da questo lato. Proseguiamo. Questo l'abbiamo già aggrato? No. C'è un maledetto arciere. Ok. Adesso possiamo. Ah, beh. Sì, possiamo periarlo. E con cerchio possiamo. Mamma mia. Essere abbastanza cattivi. Wow. Non butta bene qui, eh. E ha una lore tutta sua questo gioco. Non la conosco, quindi chissà che non la scopriamo insieme. Apri porta. Entriamo. Il banchetto marcescente. The Festering Banquet. Iniziamo con la solita uccisione di non morti, chiamerei, probabilmente. Non morti che respawnano ogni volta che noi andiamo a riposarci al santuario. Dark Souls, ragazzi, semplicemente. Ok, lì c'è un arciere che. Ah, ci ha fatto. Come vedete, non ci ha completamente protetto lo scudo dal colpo di quel maledetto arciere. Uno di HP l'abbiamo preso di danno. Non possiamo aprire. Shortcut, ragazzi. Dark Souls. Anche questo gioco è impermeato di shortcut come nessun altro gioco ho avuto modo di provare. Ah, muori. Ok. Avevo modo poi di potenziare le nostre armi, ovviamente. E qui c'è una prima uscita con qualcosa all'esterno. Questo che sembra un po' più duro come avversario, ma invece no.
Tre cocci rossi, ne abbiamo ben 16, ne userei uno per ripristinare un po' di HP. Come vedete, ripristinano piano piano nel tempo, non è istantaneo. Istantaneo è l'acqua benedetta. Ok. Ne abbiamo dimenticati un paio qua. È interessante che provare a vedere una build sui maghi. Intanto guardate la lama della nostra spada come è già permeata di sangue. Wow. Dettagli che tante volte i videogiochi hanno dimenticato di mettere. Mercante di pietra, borsa di sale. Borsa di sale la conosciamo già. Andiamo a vedere il mercante di pietra cos'è. Dove lo trovavo? C'è anche un bestiario, wow. Inventario. Borsa di sale. Leggiamolo perché non abbiamo letto. Una borsa da mercante piena di sale. E il giorno può venire di nuovo, quando l'oro è come pietre, ma il sale è la cosa più preziosa di tutte. Come se fosse una Bibbia, Carvan 12.2. Interessante. Queste sono le magie che non abbiamo e che penso non avremo. Non abbiamo anelli, abbiamo la chiave del santuario. Mercante di pietra, una piccola figura di pietra con le sembianze di un commerciante benestante. Offri il mercante di pietra ad un altare per consentire ai commercianti di fare affari nel tuo santuario, nel santuario. Aumenta l'oro nella zona del santuario. Sono le offerte che dobbiamo fare per iniziare a far spawnare gli NPC. Ci possono dare una mano. Sì, Fabius, devi saltare di là. Bravo. Una torcia e un pugnale da lancio. Torcia. Sì. Ci sono anche dei luoghi oscuri da andare a visitare. Campana del ritorno. Tanto che questa bestione non ci ha grato. Ah! Vabbè. Non c'è più nessuno qui? Sì, ok. Possiamo leggere allora. Inventario. Campana del ritorno. Una campana magica di fede e devozione. Simboleggia il richiamo degli dèi e degli spiriti. Suonala per ritornare al santuario o al tempio visitato più di recente. Un osso del ritorno. Molto semplicemente. Hanno sì, c'è da dire che è stato copiato ovviamente a mani bassissime da Dark Souls, però in tanti ci hanno provato e hanno fallito miseramente. Soundtrack interessante, oserei dire. Oh, questi brutti maledetti. Dove sei? Causano veleno. E veleno come in Dark Souls danneggia. C'è. No, voglio andare all'oggetto prima, grazie. Tre cocci rossi. L'avvelenamento scende da solo, esatto. Ok, come vedete ci sono diversi passaggi. Io oserei dire andiamo su. No, mi sembra che su. È che il primo boss è vicino, che non ricordo esattamente dove, dove lo trovo. Ci ha attaccato quello lì, ok. Come in Dark Souls, quando uno muore perde tutte, oddio, le anime. In Dark Souls qua il sale guadagnato. Ok, abbiamo trovato il nostro primo equipaggiamento, oserei dire. Potremmo già fare uno switch. Maschera da furfante. Vediamo se ci dà. Ok, perfetto. Allora, la maschera, noi non abbiamo maschere, quindi ci peso è 1,6. Potremmo perdere Fastroll perché c'è sia Fastroll che Fatroll. I guanti da furfante hanno difesa alta su fuoco e veleno. Ok, un peso leggero, ovviamente, difese basse. Però ovviamente
andiamo in Festrol. Possiamo provare anche equipaggiarlo. Vedete? Sono più veloce. Ma ho anche una più bassa difesa. Io direi di lasciare la maschera da furfante. Ok. Vedete com'è cambiato? Com'è molto più lento la schivata, ma è ancora lì. Ah! Scendi, grazie. Mannaggia a te. La schivata è ancora a un livello accettabile. No. Vabbè. Ho sbagliato io. Qua c'è un oggetto. Grenado. Diciamo anche questo. Sì, sarò tedioso, ragazzi, però volevo esplorarlo con calma questo gioco. Una sfera di ferro pesante dotata di uno stoppino e riempita di polvere di fulmine. La manifestazione del tuono di Markdor. Una bomba a tutti gli effetti. Ti è piaciuto il parry, ragazzo? Via. E one shot al parry, eh? Sia chiaro, one shot. Un anello bendato. Abbiamo trovato un anello. Questo strano obelisco, oserei dire, non so cosa possa essere, però l'anello lo voglio proprio vedere. Possiamo ottenere 4 anelli consecutivamente. Un anello di guarigione potente, chi lo indossa potrebbe subire danni, ma le ferite persistenti verranno rese meno gravi, riduce l'effetto delle ferite. Equipaggiamolo, tanto è l'unico anello che abbiamo e penso che male non faccia. Abbiamo quasi 1000 di sale. Devo fare un avanzamento di livello. Ah! Tu eri rimasto salvo dall'altra volta. Sì, andiamo a fare un avanzamento di livello. Dovrebbe essere fuori di qua, giusto? No. Ok, ci stiamo arrivando, eh. Sì, fuori di qua. Torneremo indietro, ma è necessario fare un level up. Perché non credo di voler arrivare. E tu? Tu mi salti fuori. Ok. Facciamo l'offerta, offriamo il mercante di pietra. Ed eccolo qui il mercante che è arrivato di corsa. Saliamo di livello. Scendi di livello 4? Sì. Scendiamo anche. Ma per adesso no. Vediamo cosa c'ha da vendere il nostro mercante. Saluti, viaggiatore. Ti va di vendere di vedere la mia merce? Parliamo. Ho visto molte guerre di Tanibir. Tanibir. La mia patria, ma qui non c'è guerra, solo un silenzio soffocante. Wow. Potrei mai immaginare un silenzio più soffocante di questo? Vorrei ignorarlo. Ma come si può ignorare un silenzio? Cosa ci vende? Frecce, dardi, bisacci di sale. Vedete, lui compra per monete d'oro. Pagina benedetta. La forza dei mille miracoli applica sulla tua arma per aggiungere danno sacro. Dark Souls. Colpo d'acciarino. Una piccola manciata di palle di piombo e un piccolo sacchetto di polvere di fumo. Può essere sparato da una pistola a pietra focaia. Bevi per curare dall'avvelenamento. Non ci interessa. Ciondolo lanterna. Illumina l'ambiente. Rivela la posizione del sale perduto del suo proprietario. Anello del cercatore di sale. No, vabbè. Potremmo vendere, ma. What else? Vai in pace. Sì. Saliamo di livello. Sì,
ci darà un globo, una perla nera, ecco, non ci basta per salire a livello vero. Albero dell'abilità. Allora, acquisisci una pozione curativa addizionale, impugna martelli accette di classe 1, guadagni un punto di forza, impugna mazzapicchi falci e lance no, no, impugna fruste no, impugna scudi di classe 1, direi che invece andrei sullo scudo, perché aumenta forza di volontà, non forza, o potrei semplicemente andare... La forza migliore attacco delle armi basate sulla forza. Ecco, le armi scalano. Yep, le armi scalano. E l'arma che noi abbiamo attualmente scala a forza male e a destrezza un po' meglio. Quindi forse ci conviene alzare destrezza più che... Qualcosa che alzi destrezza c'è. Alabardiere di classe impugna mazzapicchi, falchi e lance, guadagni più di destrezza. Mentre l'attacco delle armi. Vabbè. Va bene. Anche se non prenderemo mai una alabarda, probabilmente. Scalerà meglio ora. Ora vi eviterò un po' di backtracking. E ci rivediamo più o meno dove eravamo prima. Ok, ragazzi. Siamo tornati qui, abbiamo ottenuto qualche altro piccolo oggettino che non avevamo visto prima. Una patata della terra. Non offre alcun beneficio di guarigione, ma può certamente essere lanciata contro i nemici. Strano. Il nostro anello, la chiave. Ah, un non morto che... Sto leggendo. No, meno. L'avevo anche visto, ok. Ala di Teschiostrello che ce l'hanno droppata quei pipistrelli maledetti. I Teschiostrelli, chiamati così per la loro pelliccia, sono uno dei pochi abitanti dell'isola che esistono sulla terraferma. Non sono amati per la loro abitudine di nutrirsi col sangue del bestiame, ma in genere evitano l'uomo. In genere. Può essere usato come materiale di trasmutazione o scambiata con un capo. Orecchio del vagante marcio. Orecchio di un vagante marcio, uno dei residenti più decrepiti dell'isola. L'odore dell'oceano viene trasportato dal vento e costantemente filtrato nella sua carne logora. Anche questo può essere usato come materiale di trasmutazione, eccetera. Anche la ciocca di capelli abbiamo trovato. Cimelio di un soldato in memoria di un caro defunto. Portava la promessa di eventuale riunione. I suoi ricordi possono essere usati da un maniscalco per potenziare le armi. Wow. Wow. Ok. Ok, andiamo giù. Esattamente. Coccio rosso, maniscalco di pietra. Un altro dono da offrire. Al nostro santuario. Scendo perché se non ricordo male su c'è il boss. Bottiglia da viaggio. Ecco, questo è... Anzi, ci mettiamo qua. Questo è l'Itzim che ci permette di scrivere. Una bottiglia di vetro, qualche pergamena e un pennello calligrafico. Non si è certi che la bottiglia rimanga in questo universo. Possiamo usarla per lasciare dei messaggi di altri giocatori. Io direi che le bisacce di sale le... Vabbè, lasciamo adesso l'inventario, non siamo lì a curarlo più di tanto. Qua c'è un primo shortcut, se non ricordo male. Esattamente. Molto qua, rammendo. Ancora no. Ah, è una magia. Ripristina alcune HP e riduce alcune ferite. Possiamo aprire questa porta? Sì. Ma chiusa? No. Qua, ragazzi, shortcut, siamo praticamente all'inizio del nostro dungeon. Saltiamo un bel pezzo. Io direi di andare a fare l'ultimo level up e a questo punto salutarci. Oh, abbiamo dimenticato un... Ho dimenticato qualcuno, non ho proprio rushato, ma insomma. Mamma mia, che violenza ogni tanto. Dai, dai. Voglio chiudere con un parry.
Amico? Aia. Eccolo lì. Ciao bello. Ah, abbiamo dimenticato un po' di gente qua su, eh. Vabbè. Niente di che, insomma. Ok, torniamo pure. Questo non morto qua sbuca sempre fuori dopo. È già la seconda volta che ti becco, amico mio. Ok, facciamo la donazione. Fai offerta. Così facendo abbiamo ripristinato tutti gli HP, ridotto tutti gli status negativi e ovviamente rifatto spawnare tutti i nemici. Maniscalco di pietra. Ecco che arriva Maniscalco. Questo è molto interessante. Hai bisogno di un po' di lavoro di forgia? Parliamo prima. Non ricordo di essere arrivato su quest'isola. Quello che so è come forgiare metalli e questo è quello che farò. Sembra quasi. Sembra come se fosse un non morto dei Dark Souls. Uno che sa per diventare vacuo. Compriamo. Accetta del taglialegna. La spada è la nostra. Scudo triangolare, non ci interessa. Ok, pantaloni di cotone, casacca di cotone, no. Direi che forse potremmo potenziare la nostra spada. Scala forza, però non è il massimo della vita. Con una ciocca di capelli, 250 di sale, l'attacco sale considerevolmente. L'araldica? Anche beh, io direi di aumentare la spada in spada dei vari aghi 1. Perfetto. E grazie zio. Non abbassare la guardia. Ah, tengo sempre bell'alto. Saliamo di livello. E alziamo come abilità a questo punto forza però. Guadagno un punto in forza. Anche questo. Un punto in forza di volontà. No, voglio proprio una pozione in più. Direi che lo facciamo dopo. Impugna pugnale di classe 1. Pugna fruste. Guadagno un punto in forza di volontà. Dovremmo studiarcene un po' meglio. Però a questo punto andrei molto tranquillamente. Queste sono quelle delle magie. Che probabilmente non guarderò proprio in faccia. Un berserker di classe prima. Martelli accette. Se no. Per forza. Potremmo dare direttamente in forza fortificata. Attacco 15 e 1. C'è anche il rilascio oggetti. Come vedete, la fortuna, diciamo. Ok. Perfetto. Ragazzi. Io vi saluto qui, spero che questo piccolo long play, vi sia piaciuto. Sarei determinato, sono determinato a portare altri episodi, probabilmente nel prossimo ci troveremo ancora qui o direttamente dal boss. Adesso vediamo, magari faremo ancora un po' di piccolo backtracking insieme e discuteremo ancora un po', non dico approfonditamente, ma cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio della lore di questo gioco. Io vi ringrazio, ragazzi, vi saluto e al prossimo gameplay.